amici di Mitico Channel, un caro saluto da Francesco da Prato. Oggi in via eccezionale trasmetto questa partita dallo Zaccheria di Ascoli, perché abbiamo capito che alla fine questo stadio, lo stadio, il nostro stadio, è quello che tutte le volte troviamo in trasferta. Sentite alle mie spalle i cori, finalmente di una curva soddisfatta di non aver mai preso gol per la prima volta in questo campionato. La partita si era messa bene subito già dall'inizio. Foggia nei primi 6-7 minuti ha rischiato due o tre volte di fare gol. La partita poi si è incanalata, diciamo, in un pari e patta. Nel secondo tempo i ragazzi sono scesi con un ottimo cipiglio in campo, volevano questa vittoria e l'hanno ottenuta con un gol, tra l'altro, straordinario di un giocatore sempre discusso, ma che a mio avviso, quando entra, abbiamo visto, fa sempre la differenza. Cosimo Chiricoggia ha fatto un gol straordinario e ci ha assicurato una vittoria che per noi era fondamentale. Come al solito io prevedo sempre una vittoria per il Foggia, ma è facile prevedere una bella vittoria per Foggia fuori casa, perché il Foggia fuori casa dà sempre il massimo di se stesso. Sentite ancora come la nostra curva straordinaria, oggi anche oggi più di 3.000 spettatori, sta incoraggiando la nostra squadra. Una squadra che non è venuta sotto la curva a salutare i tifosi, forse un po' per protesta dopo l'incitamento, che comunque è molto garbato, la curva aveva fatto i ragazzi dopo la sconfitta inopinata con la Cremonese. Adesso cosa manca a questa squadra? Manca di riconquistarsi lo Zaccheria, perché abbiamo una partita facilissima contro la Ternana, perdonatemi, per me è una partita facile, dobbiamo una volta per sempre ribadire che siamo forti anche tra le nostre mura amiche. Sono convinto che sarà così, a Terni ci sarò per 19 volte consecutive, visto che Foggia vincere allo Zaccheria. Spero che questa volta sarà la 20ª volta che Foggia mi regalerà questa soddisfazione, a me e a tutto il meraviglioso pubblico dello Zaccheria, perché qui c'è lo Zaccheria. Io la vedo così, un caro saluto da Ascoli, da Francesco da Prato, a tutti gli amici di Mitico Channel.